Veggente tedesca. Therese Neumann, 1898-1962. Nata in una famiglia di contadini, subisce nel 1918 un grave trauma alla spina dorsale, per cui nel giro di un anno diviene cieca e quasi totalmente paralizzata. Manifesta gravi difficoltà di deglutizione. L'unica sua attività costante è la preghiera. Le condizioni peggiorano progressivamente sino alla notte del 20 aprile del 1923, in cui Therese sogna Teresa del Bambin Gesù e quando si sveglia ha riacquistato la vista. La notte del Venerdì Santo del 1926 le compare sul costato una ferita profonda e sanguinante. Il segno della passione del Cristo. Il giorno seguente appaiono le stigmate sulle mani e sui piedi, mentre Therese, in estasi, descrive i particolari della crocifissione. Perché? Commento. Perché Therese testimonia la forza sovrumana della fede che in Occidente, come in Oriente, per evoluzione raggiunta, esprime nella condizione umana i poteri superiori dell'individuo.